Buongiorno a tutti, buon lunedì, come state? Spero che abbiate riposato bene, spero che siate pronti per iniziare questa nuova settimana e spero che abbiate voglia di parlare di calcio, di Juventus, anzi di Juventus-Inter e sicuramente lo faremo anche all'interno della giornata con le pagelle e poi nel pomeriggio sarò anche in diretta a tutti in the box, quindi vi aspetto per tutti questi appuntamenti. Voglio prima di iniziare tutto il discorso che ho in mente per quanto riguarda le interviste post partita, parlare di quello che è accaduto sul campo nell'azione del gol dell'Inter. Perché ieri nel post partita ho volutamente ignorato il discorso legato al contatto tra Chiesa e Darmian in occasione del gol di Lautaro, anzi, stiamo parlando di 15 secondi prima. 16, se non vado errato perché mi sono andato a rivedere l'azione secondi prima del gol, del pareggio, del gol dell'uno di Lautaro Martinez. Io credo che quello di Darmian su Chiesa sia fallo, semplicemente. Credo che sia molto più fallo che no. Ecco, Guida ha avuto un metro un po' così. Secondo me ci sono stati dei momenti in cui ha fischiato dei falli che continuiamo a dire, boh. Ma che fallo è? E dei momenti in cui invece non ha fischiato degli altri falli che mi sembravano palesemente falli. Quello specifico, il riferimento al contatto tra Darmian e Chiesa, per me è un fallo, per me è un'azione che va fermata. Al di là di quello, perché poi entra in gioco tutto il resto, più lo riguardo insieme nella totalità da quando Chiesa cade a terra a quando si rialza, la palla va indietro da Sommer, Sommer allarga la palla sulla destra dell'Inter. Io non so per quale diavolo di motivo Rugani sia andato in uscita in quel modo su Barella. Al di là del fallo, che ripeto, per me c'è, continuo veramente a non spiegarmi la motivazione. E Allegri ci è tornato sopra questa cosa, ha detto abbiamo preso un gol da Polli. E c'ha ragione, perché questo è proprio un gol evitabilissimo. Questa è la più grande cosa che mi dà fastidio all'interno di Juventus-Inter. La più grande cosa che mi dà fastidio è prendere gol in quel modo lì. Perché l'abbiamo proprio regalato, abbiamo straregalato un gol. Ripeto, come dicevo ieri, secondo me l'insieme di tutti i gol che non abbiamo preso in queste giornate perché abbiamo overperformato con la difesa, però si poteva tranquillamente evitare e avrei barattato il gol subito in un'altra occasione e non ieri sera. Maggior ragione perché avevi appena fatto gol, devi cercare di mantenere un livello di concentrazione, diciamo così, un pelino più elevato, per usare un eufemismo, va bene. Rabiot, capita Rabiot. Al termine di Juventus-Inter 1-1, va ai microfoni, fa un'analisi, un punto d'oro, vedo il bicchiere mezzo pieno, prende un buon punto, a un certo punto nel secondo tempo le due squadre non hanno creato occasioni, c'è stata più tranquillità, va bene così, e Aleotta gli fa due volte la domanda sullo scudetto, la prima lui dice sì, il bicchiere lo vedo mezzo pieno, allora Aleotta glielo richiede, ma quindi Rabiot vede la Juve campione d'Italia e crede nello scudetto? E io sono sincero, ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male perché Rabiot ha detto una frase molto bella. Cioè, sono le parole che a me piace sentire, devo dirvi la verità, e che credo che debba dire chi indossa la fascia di capitano della Juventus. Perché queste sono parole, secondo me, da capitano vero e proprio, e in questa occasione Rabiot rappresentava proprio la Juventus con la fascia al braccio. E Rabiot dice: l'obiettivo mio, quello che ci diciamo nello spogliatoio, ovviamente, è vincere lo scudetto. Siamo campioni, non d'Italia, ma siamo campioni, nel senso siamo giocatori forti, infatti poi dice siamo forti. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Secondo me ce la possiamo fare. Intanto questo è una bomba. Questa è una bomba atomica, perché significa che dentro lo spogliatoio i giocatori della Juventus prendano in considerazione il fatto che possano vincere lo scudetto. E alcuni, come Rabiot, dicono pure ce la possiamo fare, dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo sapere che siamo forti. Perché è una bomba? Perché sia Allegri, sia la dirigenza, sia i calciatori, fino adesso, hanno detto a più riprese: no, l'obiettivo principale è un altro. L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions.
E invece queste parole di Rabiot fanno in modo di tradurre tutto il resto in semplice pretattica a livello comunicativo. E cioè vogliamo bassi, e cioè poche aspettative, bla bla bla. Ma Rabiot lo dice chiaro e tondo. I mezzi per farlo lo abbiamo, li abbiamo. Siamo giocatori forti e dobbiamo renderci conto che siamo giocatori forti. Possiamo vincere lo scudetto? Sì, ce la possiamo fare. Quindi io d'ora in avanti, ogni volta che sentirò qualsiasi altra lettura all'interno di questo discorso, a parte un tesserato della Juve, la etichetterò come semplice baggianata, perché dentro lo spogliatoio della Juve di questa cosa si parla, appunto, stop, ed è la normalità. E devo dire la verità, mi piacerebbe sentire questo tipo di risposte sempre. E non significa andare lì e dire: Rabiot non ha detto sì, la Juve vincerà lo scudetto al 100% perché siamo i più forti. Rabiot ha detto: siamo comunque dei giocatori forti, secondo me possiamo vincere lo scudetto, e dello spogliatoio ne parliamo. Proprio due concetti differenti, ma il messaggio che ti passa è un messaggio positivo. E secondo me questo è il messaggio che deve passare sempre alla Juventus. Mi ha fatto molto piacere. E poi c'è un'altra frase di Allegri che voglio commentare in contrapposizione a una di Inzaghi e spiegarvi anche un po' la mia posizione, perché Allegri a un certo punto durante la conferenza stampa post partita dice: oggi era importante più che vincere non perdere. Io l'ho scritta su Twitter questa frase, perché quando l'ho sentita non è che mi ha dato fastidio, qualcuno mi ha detto perché fai polemica, ma non è una polemica, è proprio dal punto di vista logico che non trovo il senso di questa frase. Oggi è importante più che vincere non perdere, cioè se vinci non perdi, è quello il punto, se vinci fai tutti e due, vinci e non perdi. Poi io concordo sul fatto che perdere sarebbe stato un disastro, e l'ho detto tutta la settimana, probabilmente perdendo stasera la Juventus avrebbe regalato lo scudetto all'Inter, se non al 100%, però un buon 65-70, perché poi sarebbe per me stato difficilissimo recuperare quel margine, quindi non perdere era molto importante. Però non perdere non può essere più importante di vincere, perché vincere già contempla il fatto di non perdere. È proprio un discorso grammaticale di costruzione della frase, proprio un discorso logico in realtà di costruzione della frase. La riporto perché mi ha fatto molto ridere. Invece mi sono piaciute le parole di Simone Inzaghi, devo dire la verità, non sono un fan di Inzaghi, a più riprese ho sottolineato questa cosa. Tante volte ascoltando le conferenze stampa di Inzaghi post partita mi è venuto un po' il latte alle ginocchia, me la vendo in questo modo, questa presa di posizione, però ieri ha detto una cosa molto importante, e cioè che non avrebbe firmato per il pari. Poi è arrivato e quindi il campo si accetta quello che dà alla squadra, però il fatto che Inzaghi metta le mani avanti dicendo ieri non avrei firmato per questo risultato, poi è venuto fuori, e poi io sono dell'idea, come ha confermato anche Sommer, che poi le due squadre nel secondo tempo, come detto anche Rabiot, non ci sono state occasioni. Perché non ci sono state occasioni? Perché erano più preoccupate di non prendere gol piuttosto che di farlo. Ed è lì che mi dà fastidio l'uscita a vuoto di Rugani, perché dopo passa il messaggio che la Juve prende gol perché non è compatta. Passa il messaggio che la Juve prende gol perché non è bassa. Passa questo messaggio qua dopo, La Juve lì prende gol perché non è attenta. La Juve prende gol lì perché ci sono degli errori. L'errore di lettura di Rugani, l'errore di lettura di Bremer, l'errore di posizionamento e di lettura di Gatti, sono tre errori di lettura. La Juve non prende gol perché è alta. Prende gol perché pressa. Prende gol perché attacca. Anche perché ci sta che la Juve voglia attaccare nel momento di inerzia positiva in cui va a fare il gol di vantaggio e può raddoppiare sull'Inter. Se ha la possibilità è giusto che lo faccia, anche perché l'abbiamo visto. Poi se fai solo un gol magari tutto il bottino non te lo porti a casa. Poi per me questa partita non era decisiva in senso positivo per la Juve, nel senso, se vinceva stasera la Juventus non vinceva lo scudetto, se vinceva stasera l'Inter molto probabilmente lo scudetto sarebbe andato poi in quella direzione lì. È per quello che dico, sì, comprendo il senso nascosto di quella frase di Allegri, però comunque vincere contempla il non perdere. Quella cosa che è proprio, ma non è una polemica, proprio per parlarne insieme a voi, perché secondo me questa cosa
non aveva proprio senso dal punto di vista della costruzione della frase. Poi è andata così, e forse questo è il risultato più, no, il risultato più spettacolare per il campionato sarebbe stata la vittoria della Juve. Quello meno spettacolare per il campionato sarebbe stata la vittoria dell'Inter. Questo rimanda. Questo è un risultato che rimanda, però conferma, è un risultato anche che conferma. Intanto la Juve si porta più 8 dal quinto posto, e già il fatto che Rabiot mi dica no, dentro lo spogliatoio noi parliamo di scudetto, mi fa allontanare da quelle che sono state le linee comunicative, sia dell'Allegri che di Giunto lui stesso nel pre-partita, che ha ribadito lo stesso concetto, no? Sì, adesso noi pensiamo, ragioniamo, guardiamo Coppa dei Campioni. Sì, benissimo, è la stessa cosa. Se arrivi prima, comunque entri in Coppa dei Campioni. Se vinci, comunque non perdi. Poi non vinci, e gli altri sono stati più bravi e se lo meritano. Però questa adesso è la mia linea, eh. Cioè, adesso io le parole di Rabiot le scolpisco su una tavoletta stile 10 comandamenti e me le porto in giro, eh. Da qui alla fine dell'anno, le parole di Rabiot che smontano, le parole di Rabiot che rivoluzionano, le parole di Rabiot che fanno tirare anche un sospiro di sollievo, no? Al fatto che dentro la Juve comunque si prenda ancora in considerazione l'ipotesi di arrivare a giocarsela fino alla fine, perché lo sapete, questo è il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è nemmeno vincerlo, io sono, anzi, Rabiot è ancora più di me, si è esposto ancora più di me. Il mio obiettivo è arrivare fino alle ultime giornate o a marzo, aprile, ancora in lotta. Ancora lì a dar fastidio, e il pari ti permette di farlo. La vittoria ti avrebbe dato una spinta diversa, ti avrebbe dato una lettura diversa, anche secondo me poi un'attenzione diversa nei confronti delle altre che avrebbero iniziato a dire ok, però allora forse la Juve ha sistemato quelle cose, determinate cose in un modo tutto suo, in un modo che sta premiando, prestiamoci un po' più attenzione. Tanto le prossime due sono toste, perché Monza e Napoli sono sicuramente toste, però tanto prendiamoci questo punto, lasciamo invariata la classifica e vediamo dove ci porta il cuore. Intanto il Napoli ha recuperato, rosicchiato 2 punti, Milan ha recuperato, rosicchiato 2 punti, Milan abbiamo già affrontato, il Napoli ancora no.